amici carissimi del Tino Carugati, ben ritrovati come sempre qui sulle frequenze di YouTube per questa mia ennesima lezione di pianoforte leggero. Magari oggi non così leggero, è perché parliamo di un argomento prettamente direi jazzistico. Il titolo, ridiamoci su, non è che oggi io voglia fare il buffone, fare battute di chissà quale genere, è un modo di dire, perché nella realtà parlerò di scale modali, più precisamente della scala Lidia. Direi di andare subito alla tastiera, senza perdere tempo, per innanzitutto dire proprio due cose, ma velocissime, perché le scale modali le ho già trattate in una lezione che addirittura mi ricordo dovetti dividere in due perché era talmente lunga che un video solo non bastava. Velocemente, le scale modali sono scale che sono figlie di scale maggiori e che presentano le identiche note delle scale dalla quale derivano. Il fatto che le contraddistingue è che partono da punti diversi. Diversi. Quindi prendiamo al solito la nostra scala di Do maggiore. Questo è il modo ionico. Questo è il modo dorico. Il frigio. Il lidio, che è quello che interessa a noi oggi. Il misolidio. L'eolio, sto andando fuori, no, sono dentro. Il modo locrio. Vengono chiamati in modo diverso, in modi diversi, queste scale che se noi le ascoltiamo, non a sé stanti, ma all'interno di una, per esempio, improvvisazione in Do maggiore, a noi pare di suonare poi alla fine sempre una scala di Do maggiore, quindi non è il modo più corretto per identificare la sonorità di una scala modale, è proprio quella di prendere la scala e vedere le armonie sulle quali può funzionare e così ci rendiamo esattamente conto di che cosa significa la modalità, una sonorità, è in questo caso appunto Lidia. Lidia, quindi, abbiamo detto che è una scala modale che si fonda sul quarto grado di una scala maggiore. Nel caso di Do, la scala Lidia è quella di Fa. Sappiamo bene che la scala di Fa maggiore non presenta queste note perché il Si è abbassato, abbiamo un Si bemolle in una scala maggiore di Fa. Quindi nella realtà delle cose la scala Lidia presenta il quarto grado aumentato, il Si bemolle diventa Si naturale. Così facendo ecco che ci ritroviamo le note di Do maggiore, ma le stiamo suonando partendo dal Fa. Come sarà quindi un Do Lidio? Questa è la scala di Do maggiore. Innalziamo il quarto grado, il Fa diventerà diesis. Sentite come è se io suono aggiungo un basso di Do, ecco che questa scala lì assume una sonorità tutta sua, proprio derivante, esclusivamente, diciamo, dal fatto che il mio quarto grado non è più naturale, ma è innalzato, è una quarta diesis. Ecco, quando la usiamo questa scala Lidia? La situazione armonica più confacente all'uso di questa scala è quella proprio di un'alternanza di un Do e di un Re. Oppure anche di un Re semplicemente con il Do al basso.
questo movimento Do, Re con il Do al basso, quindi uno slash chord in pratica, sta a significare che il Re nella realtà è un Re settima, è la sua settima che noi andiamo a suonare al basso, il Do. È un movimento classico, quante volte ho mandato al cielo, da 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 da. Per esempio nel cielo di Renato Zero questo movimento si propone, e infatti presa così, io ho suonato un Do, un Re con il Do al basso, un Sol con il Si al basso, un Mi minore. Infatti il brano così concepito avrebbe come centro tonale il Sol. E infatti il quarto grado di Do è proprio il Sol, e il quarto grado di Sol è proprio il Do. E quindi la mia scala lidia, nel momento in cui io vado a suonare questa armonia, ci sta benissimo. Lo vediamo subito che se io suono una scala lidia di Do, io come se suonassi una scala di Sol. La suono partendo dal Do. E infatti, nel caso del brano di Renato Zero, il centro tonale è proprio Sol. È una sonorità, quella lidia, molto, molto aperta, maggiore sicuramente, è una scala maggiore, perché abbiamo la terza maggiore. Ma è una sonorità anche, mi ricordo che quando parlai delle scale modali vi portai ad esempio la famosa sigla dell'almanacco del giorno dopo che veniva trasmesso in radio, dove c'era questa musichetta. Ma nella fase iniziale ecco che c'è proprio la presenza di un Fa diesis, presa in Do, mi sembra che l'originale fosse in Re, ma non ha nessuna importanza. Presa in Do, visto che stiamo ragionando sul Do, noi andiamo proprio a suonare il Fa diesis. Vedete, se io suonassi invece del Fa diesis il Fa, relativamente alla sigla dell'almanacco, vedete come tutto sarebbe molto più fermo, più stabile, perché io andrei in questo caso a suonare esclusivamente le note della scala di Do. Nel momento in cui vado a inserire la quarta diesis, ecco che subito la sonorità acquisisce qualcosa di diverso, qualcosa senz'altro di più interessante, e ripeto, a me dà la sensazione di una maggiore apertura di questa scala, che ripeto è una scala maggiore. Potete, anzi adesso lo metterò in sovrimpressione per farvi un'idea di che cos'è esattamente un modo lidio, come si suona, qual è la sonorità di una scala, quindi di un modo lidio. Vi consiglio di andare a vedere un brano che si chiama Flying in a Blue Dream di Joe Satriani, dove Satriani in pratica fa quasi unicamente, adesso mi pare di ricordare, tutto il brano è un solo di Joe Satriani, ma le armonie sulle quali lui va a giocare sono sempre quelle di una tonalità, e in pratica dell'accordo che va a distare un tono da questa tonalità, nel senso lui va a suonare Do, lo alterna con il Re e con il Do, poi magari va in Si bemolle, non ricordo assolutamente le armonie di questo brano, ma per esempio andasse in Si bemolle, lui lo alterna con un Do, e per ogni centro tonale lui va a fare il suo solo proprio per l'alternanza di questi due accordi, utilizzando sempre e solamente una scala, delle scale lidie, perché sono di più di una, trattandosi di più di un'armonia. Ecco, vi consiglio di andarlo a vedere per farvi proprio un'idea di quella che è la sonorità lidia, perché lì altro non c'è in questo brano, non è un brano modale, non ci sono movimenti secondo, quinto, primo, piuttosto che altri tipi di concatenazioni armoniche, c'è solo la presenza di questi, che sono 4, 5 molto probabilmente, adesso non ricordo bene, accordi,
che sono proprio costituiti da un accordo, diciamo, principale, seguito da, dall'accordo che viene appunto un tono dopo. E quindi se lo facessi in sol, dovrei suonare un sol lidio che contiene non la quarta, il do, ma il do diesis. Eccolo qua. Ok, naturalmente trattandosi di un sol lidio, il fa sarà alterato, perché il sol per sua natura ha il fa alterato, il fa diesis che rimane tale, viene aggiunto anche il do alterato. In questo caso l'alternanza delle armonie sarà proprio questa, un sol e un la. Ecco qua. Quindi sentite come è una sonorità molto particolare, usatissima anche per chiudere i brani. Quante volte lo faccio io, magari un brano in do maggiore ha il suo sviluppo, chiudo con la dominante di do che è il sol e vado a chiudere proprio con che cosa? Con un re, con il do al basso, dove se io volessi fare una scala, suonare una scala, dovrei necessariamente suonare una scala lidia con il quarto grado aumentato. Questa è una sonorità, oltretutto quella lidia, molto che ritroviamo molto spesso o in arrangiamenti o proprio in brani napoletani. Ma io recentemente ho fatto una versione, adesso spero di ricordarmela, perché di Soldato Innamorato. E ho fatto questa cosa, ho fatto il mio sviluppo, il brano era in fa e va a terminare la sua frase in fa. Io non ho suonato, un fa, una scala di fa, una porzione di essa con il si bemolle, ma con il si. Soldato innamorato, poi si sviluppa, ma a me era piaciuto in quel frangente mettere quella cellula lidia, diciamo così, che appunto si ritrova molto spesso nella canzone napoletana e che ha e che dà una certa sonorità, indubbiamente la si trova anche in molte musiche di carattere balcanico. Insomma, questo modo lidio è senz'altro un modo molto usato. Noi potremmo anche pensare, per esempio, di fare un giro di do. E perché no, terminare invece che su un do settima maggiore, un do tredicesima, sesta, magari proprio su un do con la quarta aumentata. Un do con la quinta bemolle, possiamo anche intenderlo così, la nota è sempre quella, sempre, però è più corretto chiamarla, voi capite bene, fa diesis questa nota in luogo di si bemolle se suoniamo una scala, perché nomenclandola do, re, mi, fa diesis, sol, la, si, noi andiamo a denunciare tutti e sette i nomi delle scale, come è cosa giusta fare. Se io la chiamo sol bemolle, io dovrò chiamare i nomi delle note così: do, re, mi, sol bemolle, sol naturale, la, si, e quindi vado a ripetere due volte il nome sol e non pronuncio il fa, quindi la intendiamo proprio come una quarta eccedente. La scala lidia, soprattutto nel jazz, può trovarsi anche in altre sotto altri aspetti. La possiamo trovare non solamente
con la quarta aumentata, ma per esempio è il caso più eclatante, il caso più usato, la possiamo incontrare strutturata in questo modo. Vale a dire, noi siamo in presenza di una scala lidia, quindi con il quarto grado aumentato, ma anche con il settimo grado, in questo caso diminuito, che rende il Do un accordo dominante. Eccolo qua. Questa è una scala cosiddetta lidia dominante. Ne ho parlato naturalmente anche di questo argomento, ma in un'altra lezione. Questo perché? Perché la scala lidia dominante è una scala che non deriva più da una scala maggiore, ma nella realtà da una scala minore. Nel senso che se io vado a suonare la scala di Sol minore, questa è la scala di Sol minore naturale. Se io vado ad armonizzare o estrapolare delle scale, è come se io estrapolassi quelle di Si bemolle, di cui Sol minore è il figlio, perché le note sono identiche. Se viceversa io vado a suonare una scala di Sol minore melodica, eccola qua, questa scala presenta solamente il Si bemolle. Se io questa scala ho sbagliato, la scala melodica ha il Fa diesis, perdonate, questa sarebbe dorica. La scala minore melodica di Sol ha il Si bemolle e il Fa diesis. Sol, La, Si bemolle, Do, Re, Mi, Fa diesis e Sol. Se io vado a suonare questa scala partendo dal Do e tenendo conto che dovrò alterare queste note, il Si e il Fa, io vado a suonare proprio una scala lidia dominante. Però suonata immediatamente dopo aver suonato una scala eolia, cioè una scala eolia no, perché è una scala minore melodica. Se io vado a suonare una scala minore, lo rifaccio e vado a suonare immediatamente una scala lidia dominante che presenta le stesse note, io continuo a percepire queste note come, e soprattutto la sonorità che queste note producono, come se io stessi risuonando ancora una scala minore melodica. Sentite. Perché le note sono quelle, sono le medesime. La scala lidia dominante si costruisce sul quarto grado di una scala minore melodica. Ma è sufficiente che io le stesse note le suoni con un basso di Do e sentite che la sonorità è un'altra, perché non siamo più in Sol, siamo in Do, e tra le altre cose io devo adeguarmi a questo, o meglio, è sempre la scala che si adegua all'armonia. La scala lidia dominante infatti la andiamo a suonare nel momento in cui ci sono le condizioni per poterla suonare. E le condizioni quali sono? Parliamo di quella di Do, l'importante è che il Do sia dominante e che presenti anche la quarta eccedente o quinta diminuita, che dir si voglia. Questo accordo, che normalmente viene chiamato settima con la quinta bemolle, io andrò proprio a usare una scala lidia dominante. Anzi, non è sì naturale, ma... Questo, fra le altre cose, l'accordo di settima, quinta bemolle, sappiamo bene che è un accordo molto usato nel jazz, perché è il classico accordo che dà origine alla sostituzione di tritono. Ora, suoniamo un giro armonico di Si. Io suono un giro armonico di Si, gli accordi saranno un Si major 7,
un La minore, un Sol diesis minore settima, un Do diesis minore settima e un Fa variamente realizzabile perché è la dominante, quindi se non siamo in presenza di una melodia in particolare possiamo, naturalmente possiamo mettere le tensioni che vogliamo. Sappiamo bene che proprio l'accordo di dominante può essere sostituito dal suo, il suo tritono può essere sostituito in pratica, nel senso che se io vado a suonare Do diesis, comincio questo mio giro armonico di Si dal secondo grado, quindi dal Do diesis, io posso fare anche questa cosa. Vado cioè a sostituire quello che sarebbe un Fa diesis dominante, in questo caso con un Do dominante, al quale io vado ad apporre intanto la settima, perché appunto è un accordo dominante e tale deve rimanere. Vado a inserire anche il Fa diesis, che altro non è che la nota che sarebbe la tonica più congrua per questo giro. Do diesis minore, Fa diesis settima, Si major 7. Così come io posso suonare Do diesis minore, Fa settima, Do settima con la quinta bemolle per cadere sul mio Si major 7. Quindi quando io sarò in questa condizione, adesso lo suono così anche se non è un modo consono per suonare, perché sappiamo bene che i voicing con la mano sinistra generalmente contemplano note che non hanno a che vedere con la tonica che viene suonata da un contrabbasso. Adesso siamo soli, quindi andiamo noi a sottolineare le toniche. Quindi io suono un Do diesis minore settima, un Do settima con la quinta bemolle e un Si major 7. Siamo in Si, quindi sul mio Do diesis minore settima io andrò a suonare che cosa? Un Do diesis dorico, che altro non è che la scala di Si. Ora, se io al posto del mio Fa diesis effetto la sostituzione di tritono andando a suonare un Do settima con la quinta bemolle, io andrò proprio a suonare, avrò l'esigenza di suonare una scala lidia dominante. Ecco, atterrato sul Si settima maggiore, come consiglio sempre io, usiamo la scala pentatonica riferita alla dominante, in questo caso il Fa diesis, che tra l'altro è facilissima perché sono solamente i tasti neri. Così evitiamo di suonare tonica e quarta, che andrebbero a cozzare con l'armonia. Quindi capite bene che questa scala lidia dominante è usatissima, proprio perché quando siamo in presenza di una sostituzione di tritono è la scala più congrua da usare sull'accordo di sostituzione, è proprio la scala lidia dominante. Non è l'unica, certamente, perché se noi andiamo ad analizzare il nostro Do settima con la quinta bemolle, sarà sufficiente che la scala che andiamo ad usare sia una scala che ottemperi questa armonia, cioè una scala tra le cui note ci sia la presenza del Do, del Mi, del Sol bemolle, del Si bemolle. La lidia è, ripeto, quella che proprio Dio fece, diciamo così. Ma se io vado ad usare anche una scala esatonale, in particolare sto usando l'esatonale che posso chiamare di Do, di Re, di Mi, perché sappiamo che è una scala composta da sei suoni, esatonale, che distano tutti un tono. Quindi si procede per toni, quindi l'esatonale sappiamo che possono essere solamente due, questa oppure questa. Le altre sono esclusivamente dei rivolti. Quindi, dicevamo la scala esatonale di Do, da suonarsi su un accordo proprio
io vado a suonare, sono in armonia di do diesis minore settima, e sentite come tutto funziona. Qui vedete che se io vado a suonare una cosa di questo genere, ci può stare, perché l'importante è che io vada a suonare il fa diesis, la quinta bemolle. Se poi suono un sol, sarò nelle condizioni di suonare le note di una scala lide dominante. La lide dominante di do contiene il sol. Se suono un esatonale, suonerò un la bemolle, ma andrò comunque a soddisfare la mia armonia, perché suonerò comunque il do, suonerò comunque il mi, suonerò comunque il fa diesis, suonerò comunque il si bemolle. Ecco il mio approdo sul si settima maggiore. Non è finita qui, nel senso che torniamo al nostro accordo sostitutivo di do settima con la quinta bemolle. Beh, se io suono una scala super locria di do, eccola qua, vedete che suona ugualmente bene, perché la scala super locria di do anch'essa contiene do, il mi, il fa diesis e il si bemolle, quindi va benissimo con la mia armonia. Che cosa succede se andiamo a usare, per esempio, una scala diminuita? Io sono sempre sul mio accordo di do settima con la quinta bemolle. Se io vado a suonare una scala che parte dal castelletto di do e che quindi non è il do diminuito, attenzione, perché mi ha scritto un amico l'altro giorno dicendo: ma com'è, Tino, che tu dici che parti dal castelletto del sol, suoni una scala diminuita, ma tu dici che la scala diminuita è tono e semitono. Sì, è così, la scala diminuita è un'alternanza di semitoni e di toni, ma secondo la mia visione parte sempre da un intervallo di tono. Chiaro che il castelletto non funziona così, perché dopo il sol c'è il la bemolle, quindi un intervallo di semitono. Ma questa non è una scala di sol diminuito, infatti. Quando io vado ad usare una scala che parte dal castelletto del do, per fare un esempio, io sto suonando questa scala, la scala di fa diminuito. E il discorso dei castelletti, sapete che è una cosa che mi sono inventato io per dare una maggiore visibilità a queste scale. Quindi torniamo al nostro do settima quinta bemolle. Se io suonassi la scala diminuita che parte dal castelletto del do e che quindi non è quella di do ma è quella di si, vedete che funziona lo stesso, perché queste sono le note della scala diminuita, che ripeto, dobbiamo considerare, la possiamo chiamare o di do diesis, o di mi, o di... Dunque, intanto possiamo chiamarla così, si diminuita. Sì. Si bemolle, pardon, si bemolle diminuito, non si. In questo caso, se io parto dal si bemolle, ho un intervallo di tono, procederò, cioè così, tono, semitono, tono, semitono, tono, semitono, tono, semitono, tono. Chiaro che io la posso chiamare scala di si, non la potrò chiamare scala di do, perché l'intervallo sarebbe di un semitono, ma la posso chiamare scala di re bemolle diminuito, è sempre lei.
Non la potrò chiamare Mi bemolle, ma la potrò chiamare scala di Sol bemolle diminuita. Eccola qua. Ma la sonorità è quella, le note sono quelle, possiamo chiamarla in modi anche diversi, ma la scala che va usata è questa, che appunto parte per mia comodità, io la vedo, ne vedo la partenza proprio dal castelletto costruito sul Do. E questa scala funziona benissimo con il mio accordo di settima quinta bemolle. Facciamo un giro. Sempre quando si improvvisa, le scale che possiamo andare ad usare sono difficili, che su un accordo si possa usare una scala e quella soltanto. Può capitare, e l'esempio più classico è quello dell'accordo di settima nona diesis. Io sono in Sol, settima nona diesis, e non posso che utilizzare una e una sola scala, che sappiamo essere la superlocher, perché il nostro accordo di Sol settima nona diesis con la tredicesima bemolle, vedete quante note implica. Non suono la quinta perché mi andrebbe a cozzare proprio con la tredicesima bemolle. Sono talmente tante le note di questo accordo che, gioco forza, non esiste altra scala se non la superlocher che ottempera alle note che vanno a costituire questo accordo. Ma in molti altri casi, ed è proprio il caso dell'accordo di settima con la quinta bemolle, siamo nella condizione di usare svariate scale: la superlocher, la scala diminuita, la scala esatonale, la scala soprattutto lidia dominante, che è quella più probabilmente meno inficiata di alterazione delle altre, perché comporta veramente quelle che sono le note di una scala di Do, ma con la quarta aumentata ed essendo dominante anche con la settima minore. Ecco, direi che per quello che mi è venuto in mente oggi, direi che è tutto quello che avevo da dire, anche perché devo togliere gli occhiali, ma siamo a oltre mezz'ora di video. Volevo fare una cosa al solito corta, ma no, griesino. Ah, un'altra cosa che si può dire, questa scala Lidia, che appunto, lo ripeto, nasce da una scala Lidia dominante, intendo. La scala Lidia nasce da una scala maggiore, la scala Lidia dominante, come detto, nasce da una scala minore armonica. Abbiamo altre scale però, lidie, cosiddette lidie. Abbiamo l'aumentata, la lidia minore, la lidia diesis 2, che invece sono costruite una sulla scala comunque minore melodica, le altre due, ma sono scale veramente poco usate perché hanno una sonorità talmente strana. Le altre due vengono generate, diciamo così, dalla scala minore, questa volta armonica. Se parlassimo di Sol è questa. Quindi la scala Lidia. E questa è una scala Lidia diesis 2. Ma qual è quell'accordo che contiene in pratica questo è un accordo di Do, intendo dire, perché nasce in questa scala dalla scala minore armonica di Sol, ma poi traslata in Do, noi l'andiamo a suonare così. Potremmo usarla
su questo accordo che è un Mi minore, Mi bemolle minore, sesta. Però che cosa c'è di particolare? E funzionerebbe perché le note, se voi vedete, il basso sarebbe in Mi bemolle. Io vado a suonare queste note, Do, Mi bemolle, Sol bemolle, Si bemolle. Da suonare, è proprio una scala che viene usata solamente in condizioni particolari, e quindi ecco che per non incasinarci la vita, perché già improvvisare è difficile, già suonare il piano è difficile, improvvisare è una cosa probabilmente anche per pochi, soprattutto se fatta bene, con gusto, con fantasia, con varietà. E per improvvisare dobbiamo usare certe scale, e sono già un sacco, perché abbiamo le scale maggiori, le scale minori, variamente combinate, l'armonica, la melodica, abbiamo tutte le scale modali, abbiamo le scale superlocrie, la lidia dominante che abbiamo visto. Ne esistono altre, e il caso della lidia lo dimostra, l'aumentata, la diesis 2, la minore, ma direi che incasinarsi la vita con delle scale che vengono usate solamente in certi casi, dove peraltro di scale se ne possono usare altro, io la vedo come una ulteriore complicanza ad una situazione, quella improvvisativa, che è già complicata di sua. Quindi ecco perché io molto spesso, quando mi trovo dinanzi a degli accordi sostitutivi, quindi degli accordi di settima, quinta bemolle, io sono propenso ad usare la scala esatonale, perché è molto più semplice. Voglio dire, una scala esatonale, ho detto prima, le scale esatonali sono due, questa, non ce ne sono altre, le altre sono ripetizioni di quelle precedenti, ma che partono da punti diversi. Quindi nel momento in cui io vado a suonare un accordo di settima con la quinta bemolle, è la scala esatonale che mi va a contenere queste quattro mie note, funziona. È un pochino più esotica, se vogliamo, della lidia dominante, perché contiene anche questo La bemolle. Questa sarebbe la lidia dominante da usare. Ricordiamoci che stiamo sostituendo un Fa diesis con questo. Il giro. Sostituisco. Quindi nel momento in cui vado a sostituire il Fa diesis con il Do settima quinta bemolle, che come dicevo poi termina in modo molto semplice, perché addirittura la scala pentatonica di Fa diesis la si può suonare con un dito, sono solo ed esclusivamente i tasti neri. Però ecco, io personalmente, quando improvviso e sono mi trovo di fronte ad un accordo di settima, quinta bemolle, io non sto a fare particolari ragionamenti relativi alla lidia dominante, io vado tranquillo con la mia scala esatonale, che ci sta benissimo, anzi, come dicevo, proprio per la presenza della bemolle è ancora più sofisticata, è ancora più ricercata, ha una sonorità molto, molto jazzy, perché stiamo parlando naturalmente, non si suonano nel liscio questi accordi qua, voglio dire, quindi stiamo parlando di musica jazz, di musica di un certo tipo, che ha una sonorità di un certo tipo. Adesso mi scorro una bottiglia di dolcetta, perché avevo appena fatto un altro video, adesso mi è venuto il pallino di fare anche questo, quindi è un'ora e mezza di più forse che parlo.
Quindi dolcetto mio fatti capanna, anzi pancetta mia fatti capanna, pancetta, c'ho un angurio ormai che è una cosa indescrivibile. Bene, grazie per essere stati con me a assorbirvi questi 40 e passa minuti di lezione jazzistica, diciamo così. Alla prossima con il Tino Carugati.